Lorenzo Bisoni, a cui do il benvenuto. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera. Allora, tu sei un personal trainer, raccontaci un po' da quanto tempo, anche che studi hai fatto, che formazione, e la decisione quando è arrivata, cioè hai deciso quando di decidere di diventare personal trainer? Io provengo dall'università, ho fatto l'università di scienze motorie e ho iniziato quasi subito a iniziare all'interno di palestre, quindi iniziare ad allenare in questo ambiente e poi man mano che passavano gli anni, sia di studio sia di pratica, ho pensato voglio aprirmi un mio studio dove poter applicare il mio modo di vedere il movimento, che appunto è tipo... E qual è il tuo modo di vedere il movimento? È un movimento di tipo funzionale, cioè non finalizzato al muscolo, alla definizione oppure al dimagrimento, ma una visione globale del movimento come forma di benessere per la vita di tutti i giorni, che ormai si sa, il movimento fa bene per ogni aspetto. Io spendo del tempo pure a sentire quello che fa il movimento durante dei gesti quotidiani, sollevare un peso, un oggetto, perché poi farsi male è facilissimo, però se sai come ci si muove ottieni veramente un beneficio, ma nella vita di tutti i giorni, ma così come anche il classico vado a giocare a calcetto una volta a settimana, con i movimenti giusti non si fa male, oppure comunque ha più fiato, quindi più resistente, quindi tutto quello che potete fare anche durante la giornata magari avete sempre fatto ma nel modo sbagliato, quindi è qualcuno anche che vi può seguire per migliorare anche il modo di approcciarsi, il modo di anche di allenare. Magari ti alzi la mattina, sai che devi fare quegli esercizi, esatto, che esatto. Ti possono fare bene. Diciamo che noi partiamo io parto da un livello di base, perché di solito la maggior parte delle persone che abbiamo incontro, che incontro io, hanno un livello molto basso di, io la chiamo alfabetizzazione motoria, che è un parolone per dire che non sappiamo muoverci, e quindi insegno come proprio fa un professore a scuola con matematica e latino, io ti insegno proprio le basi A, B e C, insomma. In tutto questo però ci sono esercizi fisici, quindi anche per lo stare meglio fisicamente. Assolutamente sì, diciamo che attraverso l'apprendimento motorio si stimolano i muscoli in maniera sinergica, quindi nel modo giusto, cioè i muscoli stanno lì per fare una cosa e noi lavoriamo quella finalità, quindi attraverso questo obiettivo principale, poi come effetto collaterale c'è il dimagrimento, la tonificazione, che è quello che poi tutti vogliono, però quello che dico io sempre ai miei clienti è iniziare ad allenarsi, oppure allenarsi per un obiettivo singolo, come ad esempio dimagrire, è come andare al cinema soltanto per mangiare i popcorn. Ti perdi un sacco di cose più belle, insomma. È vero, hai ragione. Ma nel tuo studio, che ancora non abbiamo nominato, che si chiama Movone, innanzitutto ci sei tu, è tuo, e sì, ci parte sono tutto io, da te? Parte tutto da me, io ho deciso di aprire questo spazio, ho trovato questo locale, tutto attrezzato, spogliatoi, doccia e poi appunto la parte dove invece si suda, divisa diciamo in due zone, una in cui faccio un lavoro proprio privato, uno a uno con la persona, oppure riesco anche ad organizzare dei piccoli gruppi in cui si lavora a circuito, quindi si sta, diciamo, si lavora bene, cioè la qualità del movimento, perché appunto gruppi piccoli, 3-4 persone, quindi... Ma consigli tu in genere... cioè lezioni singole oppure anche queste di mini gruppo? Se si ha un po' di preparazione di base, il gruppo è divertente e si ottiene un sacco di benefici. Per alcune persone è necessario partire da zero e quindi uno a uno per ottimizzare, insomma, il lavoro. O anche pensando a me, no? Ho iniziato ad andare in palestra e il pensiero di stare sul tapirulan mezz'ora. No, io non ce l'ho. A guardare il muro. Noi diciamo che l'approccio che do io con il cliente è sempre molto dinamico. L'ora passa e neanche te ne accorgi. Questo è molto importante. Sì, anche per me, infatti, là. Sì, perché sennò fai queste. Cioè, un po' di tristezza. Sì, di tristezza. No, diciamo che le mezz'ore di tapirulan da me non esistono. Spezzo e comunque alla fine hai sudato, perché. Cerchiamo sempre. Il risultato poi deve arrivare, quindi magari invece il tapirulan si fanno altri esercizi. Altri esercizi che potete scoprire chiamando e prendendo appuntamento con Lorenzo Bisoni allo studio Movon, che si trova a Monteverde. In che via? Via Camillo Dell'Ellis 2H.
Ok, invece una pagina Facebook, possiamo lasciare qualche altro contatto, magari per intanto andare a vedere chi è Lorenzo Bisoni, oppure vedere qualche foto che c'è sulla pagina? Sulla nostra pagina Facebook Move On Roma, quindi è semplice. Lì c'è tutto. Mettete un bel like, condividete, scrivete direttamente a Lorenzo. Io intanto lo ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto. Giovane, ma incoraggiato e bravo, anche laureato. Grazie Lorenzo. Grazie a te.